Signori, bentornati in un nuovo episodio di Ark. Io sono un cazzo di pelato, sì, guardalo lì con quegli occhi verdognoli. Signori, in vostra assenza ho migliorato un po' la casa, come vedete ci sono qualche piccolo cambiamento a livello di illuminazione. Abbiamo modificato qualcosina qua e là, abbiamo ingrandito un po' la casa da questa zona, che appunto è una zona lavorazione dove poi devo spostare pure la fornace. Cosa più interessante è che questa qui sarà adesso la stanza degli ospiti, mentre quest'altra sarà la mia cameretta, con luci, decorazioni, bauli personali, varie situazioni qui e quant'altro. Qua addirittura nella terrazza ho messo una scala che collega a ancora sul tetto del tetto, piccole luci che rendono il tutto più figo. Detto questo, possiamo fare una missione oggi a cui tengo molto. Mentre mi spostavo il brontosauro dall'obelisco e ci ho messo 20.286 anni per fare sta roba, dove cazzo è tra l'altro? Non lo trovo manco. Dovrebbe essere infrascato da qualche parte qua. Come cazzo fai a non vedere un bestione di 15.000 metri? Che non lo sto vedendo. Ma veramente? Ah, eccolo. Bene. L'ho portato dall'obelisco blu a qua. Non vi dico i 160.000 minuti di bestemmia, insulti alle famiglie dei brontosauri e quant'altro. Fatto sta che abbiamo procurato un brontosauro livello 215. Com'è possibile? Bene, perché questo qui è stato trasportato dagli animali che abbiamo nell'altra isola. Tra l'altro ho trasportato in lui alcune mie robe, come questa balestra infatti viola, alcune robe che non ha... Oddio, quanti funghi rari raccoglie! Porca puttana il bronto! Perché lui fa così, sali, da un colpo di coda e ti prendi mezza popolazione. Ma non sapevo di tutti questi funghi rari, ottimo! Le mod continuano ad essere molto più belle di quelle che mi aspettavo, perché fanno fare un sacco di roba in più. Per esempio questo qui è un grill, non so se ve l'avevo fatto vedere, questo è un fuoco da campo incluso nel grill. Qua ti fa direttamente i colori. Dov'è? Qui e quant'altro. Io avevo fatto la sella. Oddio, avevo fatto pure l'uovo. Si sono inculati. Eccolo qua. Questo dobbiamo poi farlo chiudere. E possiamo mettere la sella del diplodoco a lui, perché volevo vedere una roba. Intanto questa sella ha 8 posti, a parte il pilota. Praticamente puoi portare a spasso i ragazzi. E oltre ad essere più veloce del bronto normale, voglio vedere cosa raccoglie. Raccoglila, eh? Dalle testate, quindi raccoglie la paglia, vabbè, come un po' tutti. E raccoglie le bacche, sì, però non ha la stessa utilità del bronto. Ok, quindi è ufficiale, questo animale è inutile, è buono solo per prendere, diciamo, un po' le persone, le metti qui e sono un po' al sicuro, tutto qua. La missione di oggi è una. Mentre tornavo con il bronto, ho notato una cosa che mi ha incuriosito parecchio. Cosa ho notato? Ho notato che in giro da qualche parte qua c'è un piccolo canyon nei dintorni dell'obelisco e la mia attenzione si è concentrata su questo canyon. Se tutto va bene, dovrebbero esserci i nidi delle viverne di ghiaccio. Il piano è riuscire a prendere una viverna di ghiaccio, che i ragazzi la vogliono tutti e io voglio cercare di averla. Quindi mi dirigo verso l'obelisco di ghiaccio, che dovrebbe essere dietro quella nube. Nel frattempo passo da un po' di luci, così almeno abbiamo quel vantaggio tattico. Continuiamo ad aumentare la velocità. Dopo, appena la porta a 400, inizia ad aumentare un po' il peso, perché onestamente è troppo poco. Vediamo se riesco. Niente, niente di utile. Vai via, mi sono buggato. Ok, ok, già intravedo l'obelisco. Dobbiamo proseguire verso di lì. Anche se non è proprio l'obelisco che dobbiamo mirare, in effetti, perché il canyon è da qualche parte qua. C'erano pure dei cristalli dentro. Io ancora qui non ho trovato zone ricche di ferro o roba così. L'unica cosa è che ho esplorato un bel po'. Vabbè, qua non si vedono, ci sono i guanti buggati. Comunque il canyon dovrebbe essere da questa parte. Concentriamoci sul canyon. Dove cazzo era? Dio, oddio, che cazzo sei? Non ne ho i... What? Cosa sto vedendo? Andiamo via che ci muoio. Non ho manco le frecce. Eccolo qua il canyon. Perfetto, sono quasi sicuro che da qualche parte qua possiamo trovare i nidi di viverna di ghiaccio. Se non sono qui, dove cazzo sono? Eccole! Non ci credo! Non ci credo! Fermi tutti! Adesso i nidi, però io non so come cazzo sono composti. Delle altre viverne so più o meno come sono. Qui non ne ho idea. Oddio, ma cosa c'è qui? Ma non è che sono in questi cristalli? No, però è una cazzo di viverna di ghiaccio. Qua ce n'è un'altra. Oddio!
Porca puttana la stampa. Se no, sono, ma siamo morti, è finita. Bello! Devi riposarti, lo sai che devi riposarti subito, no? Non ci credo, sta mappa la sto amando. L'unico problema, lo so che lo ripeto sempre, uno di voi me l'ha detto nei commenti. Però se qua non trovo dove cazzo trovare il ferro da casa, è sempre un casino fare ste robe. Il ferro è utile, cazzo. Ci vorrebbe almeno una zona dove dici, vabbè, qua si trova. Tutto qui, non chiedo altro. Comunque là sotto non vedo un cazzo, io non ho manco una torcia dietro. Qua ci sono i lu... Oddio! Sera. Era l'inverno? Sì! Via, 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 via. Ma io non trovo i nidi, dove cazzo saranno i nidi? Che fin quando non se la prendono con me, se la prendono con il rinoceronte, mi sta bene, recupero stamina. Ok, prendetevela con loro e nel frattempo mi vado a cercare i nidi. Ma se qua sui cristalli non sono, o sono in cima. Pure un uovo di viverna. Ok, comunque qua è pieno di cristalli, eh. Oh. Siamo pazzi. Ok, almeno sti cristalli fanno luce. C'è un'altra viverna, madonna. Ma non trovo i nidi però, raga, eh. Sì. Ok, sappiamo dov'è. Uno, due. Vola. Lo attiriamo dall'altra parte. Almeno ho visto finalmente come sono fatte. Lì ce n'è uno. Io ho due viverne. Se riesco lo devo portare fuori. Ah no, è sempre quella la viverna. No, 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 sono due. Uno è buggato. Madonna, rottura di coglioni. Ok, non si sa con quale legge fisica, ma c'è più illuminazione lì dentro che qui. Mamma mia, ma sta mappa è piena di bestie che non abbiamo, raga. Oddio mio. Guarda questo qui, che cazzo è? Lo sa solo lui. È tipo un tech, vola. C'ha un jetpack, cazzo è. Plana, si droppa in picchiata. Ok, con un po' di culo dovremmo riuscire a prenderlo. Proprio mi si è buggata la viverna proprio là dentro. Cioè, questo è culo, raga. Guarda lì dov'è. Comunque è proprio glitchata. Sai che ti dico? Vai a fare il culo. Oddio, l'ho presa. L'ho presa. Però ho visto il livello dell'uovo, eh. Livello 15. È una merda, raga. Oddio. No, 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 no. Sono morto? Sono morto? Dai, due secondi, due secondi. Dai, buttalo. Oddio, raga. Porca madonna. Non avete idea di quello che ho provato. Via, 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 via. Bello 45. Che non trasporti un cazzo di peso, madonna. Non trasporta nulla di peso sta minchia di... Cazzo di uccello. Nell'obelisco blu ci sono tutti i miei animali, cazzo. Il problema è che non ce li ho posati io, ma ce li ha posati Molesto e Zexon per via del fatto che io ho perso il mio personaggio in tribù e quindi quegli animali non erano più miei, ma sono i miei. Abbiamo grifoni, T-Rex, viverne. Io vado qua con la mia viverna, faccio una strage e mi prendo tutte le uova con calma invece. Così si ragiona, cazzo. Andiamo a prendere la viverna. Che due coglioni. Mi sta sui coglioni il fatto che non ho trovato un briciolo di ferro nei dintorni. I cristalli sono lì. Ok, neve. Ci vai, li trovi. Fatto. Possiamo l'uovo di viverna lo posiamo qui. Livello 45 fa cagare. Vieni qua. Tu. Tra l'altro cambio nome. Ti chiameremo. Vabbè dai, a lui lo chiameremo il nome più scontato. Dragon. Vai Dragon. Ah, tra l'altro uno di voi mi ha consigliato di chiamare un Dilophosauro Shrek. Adesso io non ce l'ho il Dilophosauro, però ti dedico un animale. Qualcosa che da Shrek ci potrebbe anche strare. Ho l'animale perfetto da chiamare così, dai. Proprio alla faccia. Ok, eccolo qua, Shrek. Pardon mio. Allora, riprendiamo in mano il nostro Rib. Cioè il nostro dragon, prima si chiamava Rib. Io non capisco perché trovo gli animali piccoli e poi brontosauri, viverne, roba gigante. La perdo Ma what? Ma vai a cagare, guardalo. Che livello sei? 60. Dai, questo è comunque più forte di quelli che ho io se me lo prendo, eh. Tanto se li prendo con una barra, ti devi togliere dai coglioni però. Guarda, niente, non sei degno. Non sei degno. Non sei degno. Mi ha buggato la viverna. Si è sbuggata, mi sa. Perfetto, non perdiamo di vista la nostra missione. Oddio, ma è un pterodattilo. Ma ti vuoi stare fermo? Un pterodattilo bianco, livello 130. Dai, 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 prima che vola, prima che vola. No, c'è. No, dove erano le mie cose? Sopra, sopra, piano di sopra, piano di sopra. La mia stanza, qui che io ho le frecce e le bole. Le bole, prendi le bole. Veloce, 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 veloce. Dai, 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 dai. Perfetto. E adesso tu sei mio. E ti addormenti anche a un colpo, giusto? No? Due.
Tieni la carne e non rompere il cazzo. Bene, ripartiamo in viaggio nel frattempo che lui si addomestica e noi ce ne andiamo a prenderci altre uova di viverna. Dopodiché mi devo per forza fermare a farmare risorse, raga, perché siamo messi un pochino, un po' una merda, un po' in tutto. Devo mettere i pestelli a fare legno, legno a bruciare, devo raccogliere. Il problema è che lo stack, essendo da mille, adesso bruci un po' più lentamente, a meno che spacchi proprio di quantità di risorse. Cioè, voi vi rendete conto come rompono il cazzo appena apri una cosa? Cos'è? Iguanodonte. Iguanodonte è un bell'animale, per esempio. Meglio del parasauro. Perché praticamente uguale, ha la capacità di trasformare le bacche in semi. E quindi è ottimo anche quando si vuole iniziare a fare una coltivazione. Andiamo a prendere pure questa lucina viola. Già che siamo qua. Vediamo cosa troviamo. Me la fai aprire, madonna. Mi sa che è buggata questa, peccato. Allora, comunque, per come ho capito, non è molto lontano dall'obelisco il canyon, eh? Prima l'avevamo trovato ed eravamo circa qui nei dintorni. Allora, il problema delle viverne, raga, non è solo la viverna. Il problema è che con l'attacco di gelo che loro vanno a lanciare, feriscono anche te sopra la viverna, capito? Di norma, quando combatti un animale, sopra un animale, il danno non lo prendi tu, ma lo prende l'animale. Mentre con le viverne, che sparano, sputano fuoco, ghiaccio, a seconda dell'elemento, possono colpire te sopra la sella. Soprattutto il ghiaccio e il fuoco sono i più bastardi, perché sono più ad aria, mentre l'elettrico è un raggio fisso, anche se comunque con le smirate e quant'altro ti va a prendere comunque, e l'acido invece è tipo un missile che va a tirare. Noi comunque proveremo a uccidere queste viverne anche per potenziare la nostra. Ok, il problema. Ok, questa è morta, io mi devo recuperare la stamina. È pieno di animali qua, se li uccidiamo tutti comunque procuriamo un bel po' di risorse. È un po' un casino prendere la mira, raga, eh? Non è semplice. Un altro. Aia. Mi ha congelato. Ma è di ghiaccio sta cosa? No, mi stanno spaccando a me? Cos'era sto rumore di merda? Ma comunque è difficilissimo andare qui, eh? Poi io qui nidi non ne vedo comunque. Non vorrei che erano solo quelli. Al massimo con un po' di culo è rispawnato un uovo. O comunque c'è quello che avevo buttato. Magari andiamo ad accoppiamento. Guarda qua di cristalli che c'è. In caso se ho un po' di spazio li prendo due. Però poteva essere più forte questa viverna. Leva 358 a colpo. Non è poco, per carità. Però vorrei dire, un cazzo di drago. Anche il fuoco potevano aumentare un po' volendo, eh? Però dovrei anche aumentarli in vigore a uno di questi. Brucia! Vaffanculo, viverna di merda. No, io non ho stamina. E ce l'ha con me. Questo è il momento dove di norma si muore male. A meno che questa viverna mi lascia andare. Io riprendo la stamina con un po' di culo girandomi. Ok, di lasciare andare non mi lascia andare, però. E invece sì! Incredibile, ma vero. Minchia, ma attaccano a chiunque queste viverne. Rompono proprio il cazzo. Ma comunque, raga, facciamo tutto. Ma è bellissima. Questo non l'abbiamo ancora detto. Cazzo, quanto è figa sta viverna. Speriamo che non mi segue più. Io dovrei scendere, bere 2 secondi. Un po' di culo. Se non mi inseguono, dovrei avere questo. No, non fare cazzo. Ma che cazzo fai? Capito come uno può morire su Ark? Madonna, se non ti siedi veloce. Veloce. E ora ho fame. Hai rotto il cazzo però. Ne approfitto mentre è bagata, dai, 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 dai. Sta viverna veramente assurda. A volte tu ti fermi e lei parte per un lungo viaggio. Per i gran cazzi suoi, che non mi hanno preso. È qua che hanno i nidi, però c'erano solo 2 uova. Che io ho già preso, dovrebbe esserci quello a terra che ho buttato. Quindi tutta sta zona qua, 2 uova, dai, è impossibile, ci sarà qualcos'altro. Ti rallentano così, scassano il cazzo, fortunatamente non hanno tanti danni. Il problema è che se ti riprendi in continuazione, continua a fermarti. Livello 6, no, no, è lui che ha il vantaggio, madonna. Qua non vedo altri nidi, io, Ma sono quelli i nidi, dovrei controllare meglio allora. Ma il problema è che non sono riuscito a eliminarle ste minchia di viverne. Ma porca puttana, è 2 ore che se la prendono con un cazzo. Oddio, ehi, ehi, anama. Niente, niente, non va bene, non va bene. Mi devo riposare. Comunque in teoria questi qui sono nidi. Quello lì è un nido qua sotto, solo che non c'è. Dai, ripassa qui. Ok,
Vai a cagare. Zolfo mi ha dato. Abbiamo ancora il danno. Devi esplodere sta viverna. Sai che la viverna di fuoco. Oh sì sì. Speriamo semplicemente che sia forte. E soprattutto che la viverna non si bughi. Cosa improbabile. Quanto vi giocate che questa viverna non starà mai ferma, raga? Guarda. Dai, livello 20, oh, sei una truffa. Dimmi che ce n'è ancora, dai. Lì non c'è. Oh, vicino, vicino. Ma guarda te. Ma guarda lì. Piano. Piano. Sì, sì, porca puttana. Livello 150. Godo, godo. Adesso io mi auguro che questa cosa qui, per schiudersi, abbia bisogno di freddo. È un uovo di viverna. Viverna di ghiaccio. E comunque è una missione compiuta, sì. Io direi che possiamo fare ritorno a casa. Io provo a vedere se riesco a fare un'incubatrice e quant'altro. Ma niente, missione compiuta, ragazzuoli. Abbiamo l'uovo della viverna di ghiaccio. Noi ci salutiamo, ci vediamo nel prossimo episodio con Erk. E forse nel prossimo episodio, se tutto va bene, arriverà Zexon e molesto lo squadrone. Vi facciamo vedere tutti gli animali che avevamo. Ciao, bene mia.